vista, prima dal punto di vista tattico, che Benevento ti aspetti? Perché abbiamo visto anche soprattutto squadre che magari si sono chiuse parecchio, no? Per tanti motivi, il Benevento, almeno per quelli che sono gli uomini, insomma, in teoria dovrebbe giocarselo un po' più a viso aperto, un po' come ha fatto il Pescara. La seconda cosa, mi ricordo, non so se l'hai raccontato tu o il giocatore, quando sei arrivata, tra i coschi hai detto: oh, devi continuare a fare così, a segnare così. No, più segnato. È un caso sicuramente, perché le prestazioni non sono mancate. No, però se ecco, volevo capire se lo pungoli, se lo sfotti, se gli dice ma no, perché no, no, allora le domani sarà una partita dove il Benevento vorrà cercare di vincere la partita, secondo me, perché vincendo loro vanno vicini al Palermo, quindi vivono l'entusiasmo della vittoria al 90esimo, ti dà sempre un qualcosa in più durante la settimana. E hanno un'ottima squadra, come ho detto prima. Nelle ultime partite hanno alternato un 5-3-2, un 4-4-2, 4-2-1, anche a 4-3. Hanno giocatori che possono ricoprire più ruoli, anche se è una squadra che nasce per il 4-3, ma poi nell'ultima partita, per dire, sono partiti nel 5-3-2, poi hanno vinto nel finale giocando una sorta di 4-2-4. E noi dobbiamo essere bravi a capire immediatamente come giocheranno loro. La formazione che per noi giocherà scenderà in campo domani, abbiamo preparato su due situazioni, nel senso che se dovessero cambiare il loro modulo di partenza e dovessero giocare con un 4-4-2, un 4-3 piuttosto che un 5-2, dovremmo essere bravi con gli stessi giocatori a cambiare modulo. E sarà una partita dove, se loro giocheranno con il 5-3-2, secondo me potrebbe avere più palleggio, potrebbe avere più ampiezza, e noi dovremmo essere bravi a sfruttare altre situazioni, così come quando, dato una squadra che palleggia bene, perché ha giocatori importanti in mezzo al campo, anche dietro, oltre ad avere giocatori importanti in avanti, dovremmo essere bravi con il pallo al loro portiere a cercare di non farli giocare. Ciò non toglie da volte durante la partita, ci saranno momenti dove la squadra nostra, per forza di cose, dovrà abbassarsi un po' per rifiatare, perché non serve poi attaccare come ho fatto a Verona per la prima mezz'ora, perché a volte se attacchi molto e stai molto alto rischi anche di prendere qualche controllo. Un pizzico di precisione in più in fase di palleggio nostra, soprattutto quando la squadra avversaria si sta difendendo in 8-9 giocatori e magari anche finendo l'azione con un tiro da fuori area, che è un po' quello che a oggi ci manca come precisione, perché se andiamo a fare ogni volta 18-19 tiri a conclusione, siamo una squadra che caccia più porta di tutti, sì, è vero, siamo uno dei migliori attacchi dopo il Lecce, per fare 24 gol, dobbiamo cercare di sfruttare un po' di più, perché le squadre a volte si chiudono e non è facile trovare la via del gol con azioni manovrate, ma bisogna risolvere su palla cattiva o su tiri da fuori. E quindi è una partita come del resto tutte quante, bisogna essere bravi ad attaccare, bravi a tenere il palleggio, bravi a saper soffrire. È una partita che se la affrontiamo con il piglio giusto, una partita, secondo me, come hai detto te, dove anche il Benevento cercherà di giocare, sarà una partita dove, come non mai negli episodi dei singoli che vincono i duelli, si potrà decidere lì. Se diamo palla ai nostri attaccanti, riescono a vincere i duelli con i loro difensori, è molto probabile che alla fine della partita avremo fatto più gol di loro e viceversa. Quindi concentrati, perché è una partita delicata, una partita importante, dove tre punti possono valere molto. Il discorso di Gregoschi non sta segnando, non ha mai segnato da quando sono tornato io, ma ripeto, io penso sempre al discorso squadra, e lui è un giocatore che, rispetto magari anche alle prime partite, sta correndo molto molto di più, di conseguenza quando corri molto di più ti serviti della squadra, sei meno lucido in fase realizzativa, ma sono molto soddisfatto di quello che sta facendo. Viene da una buona partita, ha fatto due partite nazionali, il motivo della sostituzione è nato perché aveva fatto due partite in 7 giorni, quindi è un giocatore che sa saltare l'uomo, è un giocatore importante per noi, e gli manca solamente il gol, ma quello arriverà, secondo me. Grazie. Mister, buonasera. Sì. Una cosa che secondo me non possiamo anche non analizzare: l'anno scorso arrivarono le notizie che la procura chiedeva il fallimento del Palermo, e il Palermo giocò una partita disastrosa con Cittadella in cui non solo perse 3-0, ma proprio i giocatori sembrano veramente assenti, e probabilmente un peso lo avevano avuto le notizie fuori dal campo, diciamo.
sinceramente pensi che tutto quello che è successo questa settimana di extra calcistico possa avere un'influenza negativa, ragazzi? Ma io penso sempre che le partite si possono vincere, si possono pareggiare, si possono perdere. Le distrazioni tra virgolette esterne non dovrebbero toccarci minimamente, perché comunque poi noi lavoriamo e quando rivediamo la partita e facciamo vedere gli eventuali errori ai giocatori, molte volte i gol si prendono per un posizionamento di un metro, di 20 centimetri, 30 centimetri, e quello non dipende se durante la settimana si è parlato di cessioni, di fallimenti o di cose del genere. Quindi lo escludo e sono sicuro che domani la squadra scenderà in campo pensando solo e esclusivamente ad aumentare il margine dal Benevento e ad aumentare il margine dalla Salernitana, dalla Cittadella, dalla Pescara, da quelli che ci stanno sotto. Quindi abbiamo recuperato molti punti importanti alle squadre che ci stanno dietro nelle ultime 7 partite, merito dei risultati positivi che stiamo facendo, e non ci dobbiamo assolutamente cullare o arrangiare o creare alibi inutili su cose che non dovrebbero ai giocatori per virgolette riguardare, e quindi lo escludo assolutamente. E poi volevo chiederti, Struna come stai? Che condizioni hai? Che tempi di recupero? Struna sta lavorando a parte tra fisioterapia e palestra, e speriamo e puntiamo lunedì di averlo con la squadra disponibile per fare la settimana tipo per preparare, insomma, la gara di Padova. Si è fermato anche lo Faso per un problema muscolare, insomma vedremo con i dottori quello che è. Per il resto siamo tutti 24.